No, mamma mia! No! Che schifo! Ciao ragazzi! Oggi stiamo parlando in italiano. Wow! Perché? Perché? Forse questo è il primo video in italiano che abbiamo fatto per... Da tanto tempo. Sì. Non lo so quando era la prima. Forse abbiamo fatto eravamo solo in Italia. Due. Sì, solo due, però eravamo in Italia. Sì. Quando l'abbiamo fatto in italiano. Wow! È difficile anche per me perché non parlo mai italiano, quindi è un po' strano, mi ci trovo un po' difficile. Sì, parli. Parli italiano quando giochi a Fortnite. Sì, però non in fronte, non davanti alla telecamera. In fronte. Comunque, okay, abbiamo chiesto a voi se volete un video in italiano una settimana, quindi uno video in italiano e uno in inglese. Quante persone hanno detto di sì? Il 92% di voi ha detto di sì. 92%? Sì. È come un scioglilingua. Sì, è un po' difficile. Proviamo a vedere com'è. Quindi siamo qua e lo facciamo in italiano. Sì, il nostro primo video che stiamo facendo in italiano per quest'anno e per questo periodo, non so. Sì, per quanto vediamo che funziona sì. E se a voi realmente piace. Ok, cos'è il video okay. di oggi? Cos'è il video il di video oggi? Il video di oggi è assaggeremo l'uovo di Pasqua. Ok, quindi qua stiamo parlando... Oh mamma mia, stiamo parlando della Pasqua fatta qua in Inghilterra, che è molto strana e decisamente diversa da quella che abbiamo vissuto in Italia. Mm-hmm. Perché in Italia tu hai l'uovo gigante di cioccolata con la sorpresina dentro, basta. Sì, con la sorpresa è un giocattolo. Sì. Di solito. Sì, normalmente. Ma invece qua in Inghilterra tu fai la caccia alle uova, no? Tu le nascondi in giro per casa e i bambini vanno a cercare le uova, vero? Sì. Che strano. Sarebbe carino farlo. Assaggeremo l'uovo di Pasqua con gusti differenti e le marche sono differenti anche. Esatto. Dato che gli inglesi sono strani e loro hanno le uova di Pasqua molto strane, noi le proviamo tutte. Specialmente alcune che sono veramente tipo, ma perché l'hanno fatto? Ieri sera siamo andati al supermercato, due supermercati, perché il primo era Tesco e c'era quasi niente. No, non c'era niente, era sempre, vuoto. Sì, e sembra che tutte le persone hanno pensato ieri di andare al negozio a comprare tutte le uova. E quindi siamo andati da? Asda. Esatto. Dove abbiamo comprati queste roba. Adesso le proviamo, basta le chiacchiere, mangiamo. Da dove cominciamo? Per questo l'uovo era 2,50 sterline. Ok, sì, non costavano molto, le uova qua non costano tanto. No. Sono molto... Dipende dal nome o dalla grandezza. Ok, dalla grandezza. Va bene, okay. Da quale cominciamo? Fare voi prime. Beh, abbiamo questo, proviamo questo. Questo, sì. No, non quello, questo? Quello per... Questo è il più strano, ragazzi. Per chi di voi che conosce il Marmite, è una cosa salata, quindi salatissima oltretutto. Non ne puoi mangiare troppo, ogni volta quando la metti sul pane ne prendi un pochetto e ne metti proprio un pochino, pochino, pochino. Quindi per me il cioccolato fatto col Marmite non ha proprio senso, quindi questo lo lasciamo. No, per questo, forse questo è il primo anno che loro hanno fatto questo, perché forse ogni anno cambia le cose strane che le persone comprano assaggiare, perché per è strano. Assaggiare, sì. Sì, è vero. Quindi inglesi uguale strani. Questo lo proviamo per ultimo, quindi restate nel video e aspettate fino all'ultimo secondo, perché se no non lo vedete. Cominciamo con questo allora. Ok, M&M's. Ok, apriamo il pacco. Allora, questo è come lo hanno impacchettato. Sì, ci sono due pacchetti di M&M's, uno di arachidi e uno normale di cioccolato. Ok. E questo è l'uova, è vuota dentro. Non c'è niente? No, è come quelli in Italia. In Italia, ma... Ma noi Italia... abbiamo la sorpresa dentro. Sì, un giocattolo. È uguale, però io voglio il mio giocattolo. Abbiamo queste in Inghilterra. Quindi voi siete dei mangioni. Ma questo... Oh, l'uovo. Allora, vediamo com'è, lo vuoi provare? 20 minutes later. Ah!
Vabbè, l'ho rotto, più o meno. Ok. E sembra che è un dragone? Un uovo di drago. It's hatched. Ok, proviamo, vediamo se è buono. Io so che è buono. Mmm. Dai, c'è di meglio. E il cioccolato è sempre buono. Tutti conoscete gli M&M's. Quindi sì, non c'è bisogno che li proviamo e vi diciamo: oh, è buonissimo l'M&M's. Lo sapete come è fatto. M&M's. Mascherina. Quindi scusa, quanto... quanto è costato questo? 2,50. 2,50, quindi noi abbiamo speso 2,50 per questi. No, anche questo. L'uovo che ne sa poco. Anche le scatole, perché le scatole sembra più elegante, non lo so. Fico, cioè. La prossima facciamo questo, mini egg. Questi sono uvetti di cioccolato ricoperti di zucchero. Ok, quindi loro passano dall'uovo che già non è grande di per sé alle ovette, quelle piccoline. Vabbè, va. Questi sono il mio preferito. Pure? Sì. Oi! Che c'è? The complete packet. Sembrano cheese. Uova di quaglia. È piena di cioccolato dentro. È di Cadbury's. Quindi questo cioccolato è meglio. Sì, è il migliore. Sì, è il migliore dell'Inghilterra. Però voglio dire, c'è solo una cosa da dire. Dico, guarda, questo è il pacchetto. Quanto l'abbiamo pagato? Questo è una sterlina. E le uova cominciano da qua. Ce n'è tanto così dentro al pacchetto. Ci sono forse, quante sono? 15 uova? 80 grammi. 80 grammi, cioè la busta la potevano anche riempire, però sono buoni. Però sono buoni. Io me lo mangio un altro. Yeah. Ho fatto una lezione in italiano e stiamo parlando di questo video perché lei mi ha aiutato delle parole che posso usare in questo video e mi hai fatto venire un foglio di mangiare il cioccolato. Quindi tu durante la lezione pensavi: oh, io il cioccolato. Sì. Andiamo avanti con gli altri. Mamma mia, che roba strana. Un uovo o un'altra cosina? No, andiamo con l'uovo. Andiamo con l'uovo. Andiamo con i Maltesers. Non so se... non penso che in Italia questo c'è, non mi sembra di averlo mai visto, i Maltesers. Però... no, non c'è. No. Quindi c'è il cesto, tu lo apri e c'è l'uovo, come sempre. Ovviamente è più piccolo. Un vuoto. No, più piccolo di quello, perché questo era una stallina. Ah, e quell'altro era? Un e mezzo? 2,50. Ah, 2,50. Quindi i nostri uova di Pasqua sono più comici. Sì, ma perché sono più piccole. Sì, se vuoi comprare uno grande, uno costa molto tanto. Speciale. No, costa 8 sterline. 8 sterline, ma è uno che è poco più grande di questo, è così. Sì. 8 sterline, ho capito, ma... forse con 3 di queste o 4 di chi queste. Chi se ne frega, io voglio quello italiano, voglio quello... No, quello italiano, è poco, no, ma non che gigante. Stai a dire? Ma è sei poco, e dentro c'è niente, solo un giocattolo. Ma i che stai non dire? Vogliono un giocattolo, no? Prometto che la butto fuori appena abbiamo finito il video, perché queste bestemmie non vanno bene. Poi ci sono le Maltesers dentro, quelle normali che poi le mangi alla fine. Quindi sostanzialmente tu non compri le uova, o almeno le uova non sanno di questo. Il cioccolato non è il cioccolato del Maltesers. No. È che schifo, e io quello voglio, capito? Cioè se io compro l'uovo del... Ma non c'è anche. Ma che stai a dire? Se io compro l'uovo della Lindt, il cioccolato è della Lindt. Sì, e questo è di Nestle. E questo è Nestle cioccolato. Sì, ma non è Maltesers. No, perché questo è Maltesers. E chi se ne frega, io voglio questo. Ma la marca è Nestle. E chi se ne frega. È come la marca di Kinder. Ci sono tanti diversi tipi di Kinder. Sì, ma il cioccolato è di Kinder. Non puoi avere... se c'è un Kinder Bueno, l'uovo di Kinder Bueno non c'è, ma se c'era, è impossibile che c'è un'uova che si fatta di Kinder Bueno. Sì. No, però il cioccolato è quello, è della Kinder, è quello latte e cioccolato. Ma stai zitto. I Maltesers piacciono tantissimo. Mi sto eating them. Fuori Ho recuperato di cioccolato.
fuori è ricoperto di cioccolato e dentro c'è biscotto al malto. Buonissimo. Prossimo. No, prendi quell'altro. È troppo simpatico questo. Questo, la prima volta che l'ho visto, mi ha fatto ridere. Perché vi spieghiamo adesso. Oh, che Lo devi aprire. Io me ne fanno forza. Ma che cambia? Cioè, scusa, io volevo aprirlo da qua, no? Lo stavo strappando qua. Ho detto, no, devi strapparlo da qua. Ma perché? Non cambia niente. Si cambia. No, non cambia. Perché questo adesso è ruined. E allora? Ruined. Per chi non capisce l'inglese vuol dire rovinato. Queste è come vengono, no? Sembrano le uova quelle normali. Quindi sono uova normali. Al centro c'è un spoon, un cucchiaio. Due spoon, anzi, sono non due. Spoon. Cioè, non lo sapevo che erano due, stai calma. Ma perché ho detto spoon? Cucchiaio. Prendi a te. Non c'è miseria. È un cucchiaio. Allora, uova e cucchiaio. Quello che fai è come l'uovo sodo, no? Tu lo spacchi e poi lo mangi col cucchiaio all'interno, perché dentro è tutto cremoso, capito? Ora lo facciamo vedere. Quindi dentro loro hanno fatto un collaboration. Collaborazione. Collaborazione con Oreo. 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 Quindi Cadbury's con Oreo. Cadbury's fa il cioccolato e Oreo fa la crema. Dentro. Sì, è così. E vai. Quello che devi fare è spaccare qua il cioccolato. Guarda, oh, non scoppia. Perché tanto scoppia sempre dappertutto, eh. Ecco qua. Io il cioccolato lo butto via perché non me la devo mangiarlo. Non sa né di me né di te. Però dentro c'è sta la crema dell'Oreo. Che è proprio buono. Wow, molto zuccheretta. E devo dire che questi sono strani, però questi, questa è stata una bella invenzione, sono proprio buoni. Ma senti che buono. Immaginate, la cosa più zuccherata al mondo è questa. Questo è il stesso di quelli grandi, questo è Oreo. E allora dentro c'è niente, è solo che sono piccolo e non devi usare un spoon. Insomma, è per farti spendere più soldi, in poche parole. No, questo è un un stellina. E quello era due. Questi sono molto piccoli. Secondo me non cambia niente, è solo per farti spendere molto soldi. Piccoli. Cioè una sterlina per 9 di questi piccoli. Vabbè. Oh! A grande senso. Mine split straight in half. Perfect. Si è spaccato subito a metà. È spaccato subito a metà. Preferito questo perché c'è più cioccolato. E quello c'è più crema. Ma preferisco più cioccolato. Io preferisco quello. Mm-hmm. Questo. Quello altro. Questo qua. Mm-hmm. Perché quello è molto più cremoso. Quello non è cremoso. Mm. È tutto duro. Sì, è perché, molto duro. È per questo che mi piace. Va bene, che altro abbiamo? Allora, abbiamo questo. Vabbè, andiamo con questo, dai. Ok. Andiamo con questo. Dai. Ma sì. Questo è. Ah, l'uovo. L'uovo ha fatto un ovetto. Sì, abbiamo comprato questo perché c'è. Questo era le cose che vogliamo provare. Perché questo è ancora cioccolato ma vuoto dentro. È uguale a tutti gli altri, cioè sì, sono tutti uguali. È non solo sanno che questo niente. Ha un poco differenza di gusto. Gusto. Oh, appiccicoso. Che schifo, che schifo. A me questo non piace proprio, il creamy egg. Questo è molto zuccheretto. Moltissimo zuccherato. È la cosa più zuccherata veramente al mondo. Ancora oh, di più wow, degli altri. Guarda che schifo. C'è lo zucchero che esce fuori addirittura qua. Questo però è praticamente liquido dentro. Cioè c'è proprio la crema liquida. Quindi appena lo spacchi comincia a fuoriuscire tutta quanta. Mm-hmm. Tu lo mangi, io non sì, lo mangio. Sì, anche con questo, no? No, io lo conosco già e non mi piace. Questo anche quando muoto ti fa venire a vomitare. Che schifo. Ma è comunque buona. Oh, oh mamma mia. Oh! Che cosa what? Hai fatto? I want all of that. Che schifo. Tiè, guarda com'è tutto cremoso. Cioè è proprio liquido. Tiè, guarda che. Mamma mia. No, io non ne la faccio. A me fa troppo schifo quello.
Ok, vai col prossimo. Il prossimo, questo è l'ultima prima di... prima del Marmite. Marmite, nuovi Marmite. Mamma mia, non ci voglio nemmeno pensare. Questo è ancora un altro di Maltese, ma un po' diverso perché è più cremoso dentro. Ah sì? Sì. Non c'ho mai. Sono piccoli conigli di cioccolato, ripieni di pezzetti di cioccolato e di miele. Ah. Tipo di miele. Honeycomb. Oh, no, non è carino. Oh. Come fa a essere carino? È ancora in busta. Oh. Sentiamo se è buono. Ah, sa di Maltesers. Però c'è troppo cioccolato e poco Maltesers. Gli inglesi preferiscono poco, nel senso piccolo, ma tanto. Noi preferiamo grande, ma poco. Sei pronta? Andiamo per quello stranissimo. Io veramente sono curioso di sapere che cosa c'è qua. Il slogan di Marmite è love it or hate it. Che è vero, perché il Marmite o ti piace o te fa schifo. Sì. Io non c'è la mia mezzo. Love it. Anch'io. Sì. Anche a me piace. Ho paura di questo però perché non so com'è. Non so com'è. Apri. E intanto dirò voi. Questo è il momento della verità. Oh, smell it. Oh, puzza di Marmite. Oh mamma mia. Oh wow. Oh. Ok. Puah, puzza. Mamma mia, puzza di Marmite. Okay. Mamma mia quanto puzza. Tiè, va. Mangiamo. Oh. C'ho paura. Okay. Uno, due, tre. No. Oh. No. Oh. No. No. Ma che cos'è? Ah. Disgusting. Oh mamma mia. That's disgusting. Oh. Oh. Oh, the aftertaste. Yes. Oh. I want to throw up. That is so gross. No, mamma mia. No. Che schifo. I don't even want to like... I don't even want to close my mouth. Because then I can taste the flavor. È la cosa più orribile che abbia mai provato. Vedi, questo è quello che intendo. I can't open my mouth. I have to get some drink. Gusto dopo, che schifo. Che schifo, è il peggiore di tutti, guarda. Comunque è questo quello che intendevo, che tu c'hai un qualcosa tipo M&M's e il cioccolato dell'uovo sa di M&M's. Come questo, il Marmite, il cioccolato dell'uovo sa di Marmite. Sì, ma questo è più facile di fare con Marmite perché Marmite è liquido. E allora? Ok, quindi tutto sommato la Pasqua in Inghilterra non è così esaltante come in Italia. Sono meglio le uova di Pasqua italiane. No, sì, non è vero. Ma stai zitto. Penso che qua sono meglio. Ma che migliore? Qua sono i migliori. Ma che stai dicendo? Sì. Ma tu l'hai fatta Pasqua? Sì. L'hai fatta Pasqua in Italia? Sì. Hai mangiato le uova di Pasqua italiane? Sì. E allora come fai a dire che questi sono meglio? Perché questi sono meglio. Ma che stai a dire? Ok. Va bene, non siamo d'accordo. Quindi se voi ragazzi che state guardando questo video, qualcuno di voi ha provato sia le uova italiane che quelle inglesi, fateci sapere che cosa ne pensate. Secondo voi le uova inglesi sono migliori di quelle italiane? Secondo voi? Secondo me no. Coral dice di sì, io dico di no. Grazie per essere stati con noi per avere questo video. Se vi è piaciuto mettiti piace. Col prosciutto? Col prosciutto. What? What did you just get me to say? With the ham. Lasciate un 500. 500 euro, lasciateci 500 euro, vogliamo i soldi, no i like. Lasciateci un commento. Lasciateci un commento. E iscrivetevi. Ciao. Ciao. Ciao ciao.